Ciao a tutte e tutti. Allora, inizio con il primo numero di Burda Easy arretrato che voglio farvi vedere, che potete trovare sul sito di Burda. Non è che faccio pubblicità alla Burda, ma in realtà io, come vi ho detto, mi sono trovata benissimo con questi arretrati. Ho potuto comprarmeli comodamente dal sito, costano come in edicola, con più le spese di trasporto. Questo è un numero autunno-inverno 2010. Parto dal più vecchio che ho. Parto dal più vecchio che ho e vi faccio dare uno sguardo. In ogni giornale ho detto che c'è una bella selezione di capi. Ad esempio, qua fa vedere come fare tipo una fascia per capelli, un cerchietto, come portare. Rinnovare un cerchietto, fare un cerchietto particolare. Qua come arricchire dei guanti. Maglia con tessuti scozzesi. Fa vedere la giacca di maglia. E poi i pantaloni. Qua la fa vedere abbinata a una gonna. Questa è sempre una maglia 9B. E i pantaloni un po' maschili, questi qua con due pieghe. In realtà devo dirvi che i primissimi numeri non erano molto chiari come lo sono adesso. Qui c'è la felpa col cappuccio, abito in jersey, qua è una piccola rubrica, qua fa vedere una giacca ecologica. Pantaloni corti, scusate, non sono questi pantaloni, sono questi attillati. È un modello che trovate sempre in Burda. Poi c'è questo top, metà di pizzo e metà in sembra micromodal o comunque un jersey elasticizzato. Questa è una gonna a ruota. C'è un abito abbastanza aderente con questo gioco, è un nodo questo qua, una cosa annodata che gira. Poi fanno vedere il corsetto. La maglia a righe. Questa è una giacca che troverete diverse volte, ma è un sempreverde, quindi è giusto che ci sia. Una Chanel, una giacca stile Chanel. Di qua abbiamo di nuovo dei pantaloni aderenti con tipo delle inserti qua, sembrano delle toppe insertate. Qua è un abito con la gonna palloncino. Molto carino. Qua c'è la minigonna, modello della minigonna, e poi questa giacca qua è praticamente una giacca con un collo alto, molto bella. Qua fa vedere come personalizzare le ballerine, se avete delle scarpe magari mal ridotte potete tentare questa soluzione. Questo qua addirittura un parka, non oso immaginare quanto sia difficile, non oso. Un gilet, anche questo, giacche, fodere, cose strane, alamari, però vabbè. Questa è una maglia semplicissima. Un'altra maglia, non so cosa cambi come modello, ma credo ben poco. Qua c'è sempre dei pantaloni con le pieghe, credo gli stessi che abbiamo visto all'inizio. E questa è una giacca in neoprene.
neoprene adesso si trova tantissimo in giro, quindi bella, questa qua non l'avevo mai notata. Qua è una piccola rubrica sugli accessori e siamo già alle istruzioni per ogni modello. E questo numero è finito. Vi ricordo che se c'è qualcosa che vi interessa è il Burda Autunno-Inverno 2010. Al prossimo, ciao!